Era stato annunciato nei giorni scorsi e così è stato. Questa mattina alle 10 in punto le vie del centro di Pescara si sono riempite di questo concerto di sirene. I negozianti hanno fatto risuonare gli allarmi dei propri negozi per protestare contro gli innumerevoli giorni di chiusura imposti dai decreti per contenere l'emergenza sanitaria. Una protesta che ha riportato l'attenzione forte sullo stato di crisi in cui versano i commercianti delle città, in questo caso di Pescara. Michele Pace è uno dei commercianti che ha aderito a questa protesta. Protestiamo contro un'incertezza, questo è un lamento da parte di tutte quelle attività che provano a rimanere in piedi, ma da sole non ce la fanno ovviamente. Abbiamo bisogno di aiuti da parte dello Stato, aiuti concreti. Parliamo di un periodo storico davvero difficile, quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte appunto. Ci sono stati davvero davvero pochi aiuti e soprattutto una chiusura di 5 settimane, quindi da fine febbraio ad oggi, in un momento dove ci sono un sacco di scadenze, dove i negozi devono pagare la merce perché i negozi acquistano un anno prima, quindi devono programmare un lavoro. Morena Gabriele, altra commerciante di Via Roma. Siamo arrabbiati perché quest'anno è stato peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso alla fine abbiamo fatto Natale, abbiamo lavorato bene i primi dei saldi. Quest'anno la chiusura prima di Natale, a dicembre, la prima settimana dei saldi, abbiamo perso fior fior di soldi per poi niente. E stiamo a oggi, a un anno, con 5 settimane di chiusura, non se ne può più, non ci abbiamo più le forze, non ci abbiamo più di rimetterci di nostro, perché io ci ho rimesso di mio, di tasca mia, e non si può. Ma i saldi serviranno a qualcosa adesso, questa coda di saldi prorogati fino a fine mese, che beccherete, perché comunque da lunedì tutti i negozi riapriranno a seguito dell'ordinanza, insomma, che è stata firmata da Marsilio? Guardi, non credo aiuterà, poiché parecchie attività commerciali come la mia hanno già dato via la merce invernale, purtroppo, per far spazio ai nuovi arrivi che sono della primavera e estate. Ovviamente, avendo dei magazzini limitati, non possiamo permetterci di rientrare la merce e di esporla quando vogliamo. La moda ha dei tempi che vanno rispettati e purtroppo noi siamo vittime di questo periodo. No, non serve a niente, perché ormai i saldi non li compra più nessuno. Io ho il negozio pieno di roba, pieno di capispalla. Io di sto periodo non c'avevo più niente. E sono soldi, sono tanti soldi che io devo mettere in magazzino, oppure si deve dare allo stocchista 10 euro a pezzo? L'affitto, le luci, i dipendenti, cioè è una spesa continua. Cioè un'attività non può stare per 6 mesi chiusi con un anno, non ce la fa. Quanti dei suoi colleghi hanno deciso di chiudere per non riaprire più? Purtroppo il tessuto imprenditoriale di Pescara sta via via collassando. Anche qui nelle vie del centro, siamo su Via Roma, stanno chiudendo parecchi, parecchi negozi. E questo ci fa male, perché contribuisce ad un impoverimento di quello che è una città che non è più competitiva come tante altre.